Grazie e benvenuti in un nuovo video, un video sui prodotti finiti, se non erro, del mese novembre-dicembre. Allora, queste sono le cosine che ho smaltito e vado subito a mostrarvele e a farvi delle piccole recensioni lampo, come faccio appunto sempre. Allora, vabbè, partiamo da una cosina molto semplice. Ho terminato queste salviettine multiuso del risparmio casa, 72 pezzi su un euro e qualcosa forse, che io compro e ricompro sempre, che utilizzo in postazione quando devo fare o degli swatch per magari dei video oppure quando mi sto semplicemente truccando. Poi, altro prodotto che ho terminato sono la seconda scatola che ho comprato, insomma, di delle fiale al miglio di Dr. Tuffy. Queste qua sono delle fiale per capelli anticaduta ed è un trattamento che ho fatto appunto già per la seconda volta. Allora, io devo dire che ho visto sicuramente dei miglioramenti nell'utilizzo di questo prodotto, quindi l'ho riacquistato appunto volentieri per fare anche una seconda scatola. Devo dire che ho una perdita di capelli esagerata in questi ultimi mesi, dovuto sicuramente a un periodo di stress che prosegue da appunto diversi mesi a questa parte. Penso che non mi basti più questo. Ho chiesto consiglio ad una mia amica farmacista e mi ha consigliato delle compresse, insomma, da prendere per bocca, degli integratori che sicuramente andrò a provare. Lei per prima li utilizza in forti periodi, diciamo, di stress che provocano anche a lei una considerevole perdita di capelli, e quindi andrò a fare anche io lo stesso. Poi magari vi saprò dire nei vari mesi, dovrò fare almeno 2 mesi, insomma, vi dirò come va, perché ragazze ne perdo veramente tantissimi, veramente tanti, e quindi vorrei porre rimedio finché è possibile. Allora, poi altro prodotto terminato che sapete è uno dei miei must, io amo alla follia questo prodotto. Allora, è l'acqua di rose micellare struccante appunto di Alchemilla. Sapete che io utilizzo questi struccanti sia nella versione all'arancio che questa qui alla rosa da diversi mesi, da diversi anni. Mi piacciono, sono fantastici, struccano benissimo anche gli occhi, e niente, non penso di me ne separerò mai, anzi adesso sto quasi a metà dell'altra confezione che ho in uso e penso che farò una bella scorticina, e niente, quindi questo qui è lo struccante che adoro tantissimo. Se non l'avete provato, ragazze, provatelo perché è favoloso. 500 ml di prodotto, più o meno siamo sui 10,80 euro. Poi, vabbè, terminate due confezioni di dischetti struccanti. Io compro ormai da diversi mesi questi qua, risparmio casa, 60 maxi dischetti all'uso cosmetico. Mi trovo veramente benissimo, vengono 99 centesimi, ma in alcuni periodi dell'anno vanno in offerta a 49 centesimi. Fantastici, veramente buonissimi. Poi terminato bagno schiuma Avon Senses. Questo era un vecchissimo bagno schiuma che era nella borsa che utilizzavo per la palestra ed era rimasto, insomma, lì quasi terminato, quindi l'ho messo, insomma, in doccia qui in casa e sono andata a smaltirlo molto più velocemente. Buono, ma non penso che esista più questa profumazione. Poi terminato, anche se ne è rimasto un pochino nel fondo, il balsamo dell'avocado e miele dell'Organic Shop. Devo dire che è stato un buon balsamo, mi districava bene i capelli non costa tantissimo, quindi se cercate un prodotto naturale ma non potete o non volete spendere tantissimo per acquistarlo, questi qua siamo intorno, mi sembra, ai 4 euro. Poi se avete magari qualche codice sconto 20% risparmiate anche qualcosina. Devo dire non male come prodotto. Poi ho terminato, sempre rimanendo in tema Organic Shop, ragazzi, questo esfoliante al mango e zucchero, sempre appunto di Organic Shop. È un marchio che a me, devo dire, non dispiace affatto. Questo esfoliante è stato un buonissimo esfoliante, però
sempre dell'organic shop, il mio preferito in assoluto rimane quello al caffè, che ho anche in utilizzo adesso in doccia. Quindi buono, però se posso consigliarvi e dovete scegliere una profumazione o comunque uno di questi scrub, vi consiglio quello al caffè. Terminato, detergente per il viso della Giardino Cosmetico. Allora, questo qua è un detergente viso e occhi senza sapone, tripla azione, quindi deterge, strucca e purifica, con pompelmo di tropea, anice verde e amamelis. Mi sono trovata bene, è un detergente buono, che però l'ultima volta, quindi io ho già acquistato diverse confezioni di questo detergente, però con quest'ultima ho notato particolare bruciore e fastidio agli occhi, cosa che con gli altri non avevo appunto mai avuto questo problema con le confezioni precedenti, però con questa mi è successo. Diciamo che penso che continuerò ad andare avanti con i detergenti, quelli multiuso di Alchemilla, che possono essere utilizzati anche appunto per il viso. Sono molto delicati, molto buoni, hanno un prezzo anche molto abbordabile. Poi, terminata ragazzi, la crema restitutiva di Anthos, olio di nocciolo di albicocca, di jojoba, avocado e chiseto, camomilla e calendula. Veramente buonissima questa crema, ho veramente un buon ricordo, nel senso posso farvi una buona recensione di questa crema. Mi sembra che costi sui 6-7 euro, una cosa del genere, e mi sono trovata veramente molto molto bene. Quindi ve la straconsiglio. Ho terminato un dentifricio normalissimo della Colgate, senza infamia, senza lode, faceva insomma il suo lavoro di dentifricio. Poi vado a mostrarvi ragazze delle cremine. Allora, questa qua è una crema sulla pelle, lozione corpo alla fragola di Shaka, è un regalino che avevo ricevuto tempo fa, l'ho utilizzata, è buona, non ha un'idratazione diciamo fortissima, però insomma può andare bene. Io non ho una pelle particolarmente secca neanche in inverno, però questa qui rimane comunque abbastanza leggera come formulazione. Poi vado a mostrarvi invece due cremine che nascono come crema mani, ma io ero invasa dalle cremine mani per casa, e per quanto io cerchi di utilizzarle soprattutto in inverno più spesso possibile, ne avevo diciamo diverse. E quindi che cosa ho fatto? Terminata la crema corpo, ho iniziato ad utilizzare la crema mani come appunto idratanti per il corpo, per smaltirli più velocemente. Quindi queste sono due creme mani utilizzate però per il corpo. La prima è di Yves Rocher ai frutti neri, quindi diciamo alle more, questa qui, buona, una buonissima profumazione che persisteva tanto addosso. E poi questa qui faceva parte di un set che mi avevano regalato a Natale dell'anno scorso, è di Tiger ed è una crema per le mani. Questa qui, anche questa abbastanza neutra, devo dire che ha idratato il giusto. Diciamo che io, non avendo particolari esigenze di idratazione sul corpo, ho potuto fare anche questo escamotage per liberarmi un pochino delle scorte di creme mani. Passiamo poi al trucco, sì, perché mi sono rimasti solamente prodotti make up da mostrarvi. Ho terminato, vabbè, una piccola prova del fondotinta Fenty Beauty che mi ha prestato, insomma mi ha dato modo di provare la mia amica Eleonora del canale Eleonora Manni, la ringrazio tantissimo. Diciamo, insieme a questo fondotinta mi ha dato anche quello di Kat Von D, che poi ho deciso di acquistare approfittando anche degli sconti al Cyber Monday. E anche questo qui di Fenty è stato veramente buonissimo, veramente un buon fondotinta. Poi ho terminato questo mascara di Essence, il Lashes of the Day Super Volume Mascara, questa confezione qui. Mi è piaciuto anche questo moltissimo ragazzi, un buon effetto sulle mie ciglia, uno scovolino abbastanza insomma normale, niente di che, però devo dire sulle mie ciglia faceva un bellissimo effetto. Poi terminato il correttore Nabla, ragazzi, io lo utilizzavo nella colorazione cream beige ed è stato un correttore veramente buonissimo, un correttore molto coprente, non mi andava a seccare sinceramente il contorno occhi, anche se io lo idrato mattina e sera, e veramente secondo me è un prodotto buonissimo, personalmente mi sono trovata molto molto bene. Poi terminata una matita occhi che avevo da diverso tempo ragazzi, della Too Faced, nella colorazione appunto nera, la Perfect Eyes Waterproof Eyeliner, buonissima, l'andavo ad utilizzare per lo più, anzi quasi esclusivamente all'interno dell'occhio. E poi per finire vado a mostrarvi la Sublime BB Cream di Puro Bio, questa qui nella colorazione 02 se non sbaglio, sì, nella 2, e l'ho completamente, come vedete, terminata, quindi anche molto pratico il tubetto, perché come vedete sono riuscita
svuotarlo completamente e mi è piaciuta moltissimo. Devo dire che mi piaceva tantissimo utilizzarla come fondotinta, come base da tutti i giorni. È stata veramente un buonissimo prodotto, quindi adesso sto utilizzando altro, però potrei tenere in considerazione il riacquisto di questo prodottino qui, proprio per utilizzarlo come semplice base da tutti i giorni, quindi non ci sono grandi pretese, non ho bisogno di coprire di una altissima coprenza perché non ho delle imperfezioni, diciamo, molto gravi, tra virgolette, da coprire. Devo un po' coprire gli scromie, diciamo uniformare un po' l'incarnato, e questa BB cream lo faceva bene e comunque non aveva una coprenza bassissima, quindi ottimo prodotto. E nulla ragazze, questi sono stati tutti i prodotti che ho smaltito in questi due mesi, se non sbaglio novembre e dicembre. E fatemi sapere come va il vostro smaltimento. Lo so che in tantissime mi state chiedendo l'aggiornamento dei prodotti dei bucati, che arriverà spero a brevissimo. Il tempo di rimettermi in carreggiata un po' con il nuovo anno, impegni, lavoro e tutto, e ve lo giuro che vi giro l'aggiornamento dei prodotti bucati. Fatemi sapere intanto come va il vostro smaltimento, vi mando un bacio grandissimo e se vi va vi aspetto al prossimo video. Ciao!